Luci, colori, tradizione, ma anche modernità caratterizzano questo Natale 2021 nel Cremasco. Cominciamo con una tappa fondamentale, una tradizione nata nel 1989. Si tratta del presepe dei Sabbioni, famosissimo da tutta Italia, in modo particolare dal nord, arrivano turisti per visitarlo. Andiamo a vederlo insieme. Eccoci arrivati a parlarci di questo luogo magico in cui siamo ora e che illumina il Cremasco da ormai da 32 edizioni è Gabriel Pagliari, il vicepresidente dell'Associazione Presepe dei Sabbioni Alghisi. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Vi racconto un po' quella che è la storia del nostro presepe. È iniziato appunto nel 1989, quando Giovanni Alghisio, sul suggerimento di una signora che abitava in questo angolo dei Sabbioni, diciamo, decise di costruire un piccolo presepe. La signora difatti gli dice: Giovanni, tu che hai queste capacità artistiche, perché non fai un presepino qui nel nostro cantù, in dialetto cremasco, nel nostro angolo? Lui quindi iniziò, accolse questa idea, iniziò a costruire le statue della Natività e un piccolo gregge. E poi però, col passare degli anni, decise di ambientare questo presepe in quella che è la civiltà contadina degli anni 40-50. In effetti lui era nato in una cascina, era innamorato di tutti gli animali, soprattutto asini, cavalli, muli della cascina, e quindi appunto ambientò questo presepe. E anno per anno il nostro presepe è cresciuto, diciamo, in quella che è l'attività dell'agricoltura degli anni 40-50. Possiamo dire che, oltre a espandersi e diventare sempre più dettagliato e sempre più bello, ha anche subito un cambiamento negli anni. Infatti anche la realizzazione di quello che noi vediamo oggi è cambiata. In particolare, che cosa è cambiato? In particolare, le prime statue che lui costruì erano fatte di legno, erano fatte di legno. Poi capì che fare le statue in gesso era più semplice e costava meno tempo e anche volendo meno soldi. Quindi decise, diciamo che qui troveremo statue in legno come questa, piuttosto che statue in gesso come questa. E diciamo appunto che dopo aver ambientato il presepe in quella che era la civiltà contadina di un tempo, decise di riprodurre anche i mestieri del cremasco di un tempo, tipo la costruzione delle campane piuttosto che l'arte organaria, eccetera, eccetera. Poi vide che c'erano diverse classi che venivano a visitare il nostro presepe. E quindi allora decise di fare un angolo natura per i bambini con tutti gli animali che si possono incontrare dalle nostre parti, piuttosto che delle favole. Quindi nel nostro presepe sono anche rappresentate delle favole. Adesso cominciamo a vedere alcune scene di questo presepe e alcune caratteristiche particolari che non si trovano nei presepi solitamente. Andiamo a vederli? Sì. Andiamo a vederle. La Qui c'è la stalla. stalla dove. Ecco, una cosa da tenere presente è che la Natività è ripresa in diversi punti del nostro presepe. Difatti qui c'è la cavalla col cavallino piuttosto che le mucche con i vitellini. Non solo, questa scena è stata, diciamo, per fare questa scena ha preso spunto Giovanni
da un quadro di Segantini che si intitola Le due madri, dove nella stalla c'era la signora col bambino piuttosto che la mucca col vitellino. Alle nostre spalle un'attività tipica cremasca di quegli anni, ce ne parli? Sì, assolutamente. Questo angolo diciamo che rappresenta la coltivazione del lino. Infatti fino a fine anni 50 a Crema c'era un linificio e quindi nel territorio cremasco si produceva regolarmente il lino. E qui vediamo tutti gli attrezzi originari che venivano utilizzati per, diciamo, portare a termine la coltivazione del lino. Andiamo invece adesso a vedere insieme uno dei punti più caratteristici di questo presepe più particolari. Vediamo. Andiamo. Qui ai Sabbioni di Crema c'è una parrocchia con dei frati cappuccini, quindi Giovanni ha voluto rappresentare anche i frati cappuccini. Qui infatti si vede questo bellissimo chiostro, poi ha ricostruito una piccola chiesetta con all'interno San Francesco d'Assisi, che è stato colui che ha creato il presepio. Adesso assistiamo a una realtà dell'epoca, di che cosa si tratta? Lo vediamo qui raffigurato con un bambino su una ruota, dietro le mani di una suora che lo accolgono. Lo racconti? Si tratta della ruota degli esposti. Sostanzialmente quando nasceva un bambino e la persona da cui era nato questo bambino non aveva le possibilità per mantenerlo, lo portava in questo luogo che sostanzialmente era un convento. Diciamo c'era una specie di ruota girevole, mettevano il bambino lì, dall'altra parte c'era una suora pronta ad accoglierlo. In genere aggiungevano dei segnali di riconoscimento, però diciamo che questo bambino era destinato ad essere adottato da qualcuno. Intanto che ci dirigiamo verso un altro dei punti più caratteristici, anche se è tutto molto particolare in questo presepe, parliamo un attimo dei visitatori. Quanti ne vengono e da dove vengono? Beh, qui possiamo dire che negli anni passati sono passati circa 40.000 persone in un anno. Le persone arrivano da tutto il nord Italia, in particolare sono arrivati pullman da Rovigo, da Treviso, Bergamo, Brescia, Genova, Torino. Dalla Puglia, mi dicevi? Dalla Puglia è arrivato un pulmino una volta con 23 persone. Alle quali ho chiesto come avevano fatto a scoprire il nostro presepe e come mai erano venuti a visitarlo. Loro avevano detto che l'avevano trovato in internet, l'avevano ritenuto interessante, per cui sono venuti a visitarci anche loro. A causa del Covid vi siete fermati un paio di anni? Diciamo ci siamo fermati l'anno scorso praticamente. Quest'anno l'attività l'abbiamo ripresa molto presto, diciamo, per fare tutte le manutenzioni che dovevamo fare, e adesso finalmente siamo riusciti ad aprirlo. Ovviamente il numero di persone che verrà a visitarci quest'anno probabilmente sarà inferiore proprio per le restrizioni che ci sono. Questa è la 32esima edizione. Quando ci ha lasciati l'inventore di questa meraviglia? Che Giovanni Alghisio ci ha lasciati il 29 gennaio del 2009 e il 29 gennaio prossimo saranno 13 anni in cui lui ci ha lasciato. Prima di andarsene ha lasciato un'eredità importante a Crema.
vediamo l'ultima delle sue opere, delle sue creazioni insieme. Sì, l'ultima delle sue opere è stata appunto la stazione ferroviaria. Ha voluto inserire nel nostro presepe la stazione ferroviaria. E è una particolarità perché non si vede solitamente nei presepi. No, assolutamente, è una cosa assolutamente eccezionale. Io quando lui mi disse che voleva inserire la ferrovia pensai che volesse scherzare, invece si procurò i binari originali e alla fine ha inserito quest'angolo che anche fra le altre cose riflette diciamo l'arrivo del militare dalla guerra che vede il bambino nato, è la prima volta che lui vede questo bambino. Oltre alla stazione ferroviaria ha lasciato anche questi due mastodontici cavalli. Sì, questa è stata proprio l'ultima costruzione in assoluto. Sono due cavalli da tiro della razza Percheron che lui appunto ha voluto inserire nel presepe. Quanto pesano questi cavalli? Pesano circa 7 quintali l'uno e abbiamo fatto una grande fatica a portarli qui. Prima di arrivare al termine della nostra visita e vedere finalmente la Sacra Famiglia, raccontiamo una curiosità di questo presepe. Qual è? Sì, la curiosità è quella che qui sono rappresentati tutti gli animali che normalmente vivono in cascina. In effetti qui si possono vedere galline, galli, tacchini, maiali, ci sono perfino i porcellini d'India, là, coniglietti. Un po' di tutto. C'è anche il Menalach, come lo diciamo da noi qui, che nel suo giro si addormentava ma, perché era mezzo ubriaco, diciamo, ma il mulo conosceva la strada e lo accompagnava comunque diciamo verso le nuove destinazioni. Cosa manca però? Diciamo che l'unico animale che non è rappresentato è il gatto. Il gatto perché a Giovanni non piacevano i gatti e quindi non l'ha messo nel suo presepe. Siamo giunti finalmente alla Sacra Famiglia, quindi al termine possiamo dire di questo percorso, anche se in realtà i visitatori lo vedono come primo scenario. Ci sono più di 300 statue in questo presepe, ma in questa scena in particolare quante ce ne sono? In questa scena in particolare ci sono oltre 60 statue e alcune sono fatte in legno e alcune sono fatte in gesso. Quindi è un'evoluzione anche dentro alla scena della Sacra Famiglia, non soltanto nel presepe in generale. Sì, senz'altro. Thank you.
torniamo ancora una volta nel centro di Crema, questa volta per una cosa nuova, non più tradizionale, che è quella della creazione della casa di Babbo Natale, proprio qui in centro, e quindi grandi e piccini possono scoprire anche nella modernità un momento di felicità per queste feste. Andiamo a vederla insieme. Ed eccoci al Teatro San Domenico di Crema, dove è stata allestita la casa di Babbo Natale. Tanti piccini che lo scorso weekend sono venuti qui a chiedere i regali e i desideri natalizi. Con noi ci sono Babbo Natale e sua moglie. Buonasera. Buonasera. Quali sono le iniziative che vi hanno spinto a creare questa casa qui al Teatro San Domenico? Allora, noi abbiamo ideato questa casa in collaborazione con il Carnevale Cremasco, nella figura di Eugenio Pisati, che è il presidente. Avevamo già iniziato con la casa di Babbo Natale dal 2017 nel nostro paesino, una piccola realtà vicino a Castelleone. Poi ci siamo spostati in un altro paese e quest'anno abbiamo deciso di venire a Crema. Quanti sono i bambini che sono venuti a trovarvi in questi giorni? Credo un'ottantina di bambini sono venuti, poi erano in concomitanza con gli eventi del San Domenico e di conseguenza ne hanno approfittato doppiamente. Quali sono i regali che hanno chiesto di più a Babbo Natale? Bisogna chiedere a Babbo Natale, ma regali di tutti i tipi, giocattoli. E una bambina mi ha colpito perché mi ha detto che lei, insomma, aveva già tutto ed era, voleva solo stare con la propria famiglia ed essere felice. Bellissimo. A proposito dei regali, voi avete in mente l'iniziativa dei regali sospesi, di cosa si tratta? Sì, chi vuole può portare dei giocattoli per i bambini meno fortunati di una casa famiglia di Caparalba e può portare anche dei generi alimentari oppure degli indumenti. Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Un tablet. Un tablet? Come mai? Piace? Sì. Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Hai chiesto qualche regalo particolare? No. Come mai? Sei contenta così? Sì. Posso chiederti cosa hai chiesto a Babbo Natale? Avevo chiesto un pallone e un gioco della Nintendo e basta. Bravo, buon Natale! Grazie, buon Natale! L'appuntamento con Natale Cremasco termina qui e torna il prossimo anno. Noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi auguriamo buone feste!